どっちも。どっち？Dobbiamo scacciare quelle orribili opere moderne dalla nostra città e farne invece un posto calmo e tranquillo in cui vivere. Io, buon vecchio, sono qui per rappresentare il buon senso di questa comunità. Signore e signori, bel nuovo è qui a promettervi di trasformare questa città in una nuova... Forza, ragazzi! Cantate la mia canzone elettorale! わしらのコースはなんだって絶対にゴールドルートに決めようぜ。おーおーゴールドルート、何より静かで落ち着いた自由で伸び伸びしたラジオ、するためにはなんだって絶対にゴールドルートに決めようぜ。Come retorica antiquata e miserevole. Su, ragazzi, facciamogli sentire. Dario Creo a mattina sa Olen cano nullo maci Bellina maci lo scuote Senso no nai no a mattina sa Sumato nagiru no nullo maci Oh, non mi perdoni tanto. Non perdono niente. Sei attento, disgustoso incostante innovatore. Chiudi il becco, bigotto tradizionalista. Pronto? Sbagli, Coco, è ancora intero. Zitto! Ehi, ci sono degli stranieri! Carica! Ci fa molto piacere averti qui. È vero che trascorrerete la notte da noi. Fermatevi! Si può sapere cosa state facendo? Accidenti, mi piace questa città, sono tutti così desiderosi che rimaniamo. Risolviamo il problema col solito metodo. Pronti? 3, 2, 1, 0, fuoco! Ho ricevuto una freccia. Anch'io. Ho capito, devo aspettare che finiscano. Che ne pensi, Tazzucco? Il mio sì che è un problema. La freccia è arrivata per prima, l'ho vista io, perciò viene con me. Un momento, io ho visto arrivare per primo il mio colpo. Cosa bugiardo, è mia! No, è mia! Ui, hai, hai, hai. È mia!
Mettetevi comodi, signori. Il vostro pranzo, signori. Prego, si serve. Grazie, non ho fame. Andiamo, sarai affamato dopo un lungo viaggio. Su, prendi quel che vuoi. Ehi, ragazzi, questa è una brocca d'argento. Sì, argento, sì. Scusatemi un attimo, signori, vorrei chiedervi un favore personale. Partecipo alle elezioni per diventare sindaco e avrei bisogno dei vostri voti. Se voterete per me, sarete ricompensati generosamente. Posso contare sui tuoi voti? Io voterò per lei, signore, e tu, Sagoio? Beh, non lo so, devo vedere molte cose. D'accordo, vecchio, ho qualcosa anche per te. Voterò sì per lei! Allora, questo pranzo arriva, sì o no? Sta arrivando, signore, abbiamo appena finito di cucinare. Hai sentito? Credo che mangeremo del buon cibo appena cotto. Avrei un piccolo favore da chiedervi, signori. Sto partecipando alle elezioni per il sindaco di questa città e avrei bisogno del vostro aiuto. I vostri voti praticamente determineranno la vittoria di uno dei due. Ma noi non abbiamo alcun diritto di votare, siamo solo di passaggio in questa città. Qui da noi chi si trova in città al momento delle elezioni ha il diritto di votare. Va bene, allora noi voteremo buon vecchio. Che male c'è a votare per... Aspetta un momento, Coco, c'è ancora un fatto molto importante. Ascolti, signor buon vecchio, forse lei ha dimenticato che Belnuovo ha con sé i nostri amici Akai e Sagoio. Se lei avrà i nostri voti, egli avrà i loro, così sarebbe nella stessa situazione. Lo avevo dimenticato! Ma con voi c'era la ragazza Tatsuko, il suo voto potrà essere determinante. Oh, già l'avevo dimenticata. Allora cosa state aspettando? Voglio che me la portiate subito qui! Mi dispiace, ma non sappiamo dove sia, è scomparsa all'improvviso. Storie, portatela subito qui, capito? Va bene, non si arrabbi, la troveremo. Come bravo e gentile il mio amico Goku. Goku, vuoi provare a ragionare? Silenzio, detto! Bene, ragazzi, non immaginate quanto io possa essere contento. A proposito, dov'è la ragazza che prima era con voi? Stai parlando di Tatsuko? Ah, sì, è andata via. Vorrei sapere se siete così gentili da andare a cercarla e portarla qui da me. Sicuro, andrò subito a prenderla. Vorrei farti una domanda, Kai. Lo sai dove può essere andata? Aspetta un attimo, probabilmente è andata da Goku. Ciò significa che i loro voti sono uno più dei nostri. Perderemo se Tatsuko è con loro. Sì, hai ragione, vecchio, ed è proprio per questo che vi avevo chiesto di portarla qui. Aspettate, però, credo di aver avuto un'idea fantastica. Che ne pensi, Goku, di aiutarmi a fare di questa città un posto affascinante e moderno in cui vivere? E che cosa dovrei fare? Dovresti semplicemente darmi il tuo voto. E se tu mi voterai, io vedrò di ricompensarti nel migliore dei modi. Ehi, chi credi che sia? Non puoi corrompere, Goku, la super
sono il gran capo del Monte Taka e ho già deciso che darò il mio voto a Buon Vecchio e non a te per 1000 bucce di banana. Gocco, non riscaldarti, per favore. Lasciami in pace! Portate qui immediatamente Akai e Sagoyo, devo parlare con loro. Signor Bell'Uomo, temo che siano stati... Cosa, idioti? Non vi avevo detto di tenerli d'occhio! Maledizione, chi sarà stato? Io non sto con un politicante corrotto! Ce l'ho fatta, scimmietta! Ridillo, Bell'Uomo, non sai con chi hai a che fare! Io sono Coco e ho la bacchetta magica, quindi sono imbattibile! Sparate, sparate! Arrabbiarsi con me, scimmietta! State cercando di farmi capire che non voterete per me? Ho l'impressione che sia così, vero? Esatto! Che importanza ha per voi stranieri chi sia eletto sindaco in questa città? Non trascorrerete qui la vostra vita! Noi non voteremo per te! Va bene, forse ho sbagliato tattica. È tutto vostro, forza, prendetelo! Credo che sia meglio non toccare niente, sono a dieta. Niente, io voglio nulla! Come mi permettete? Osate rifiutare ancora la mia offerta? Sì, 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 è proprio così. Aia, per favore, lasciate andare! Chissà cosa sarà successo a Goku. Mi stai ascoltando, Akai? Guardate, qualcuno ci vuole aiutare! Giuro che la pagherà. Proprio teste per teste, la vedrai, buon vecchio. Domandando che cosa ci succederà adesso. Solo Sagoyo è fuggito al momento giusto. Quanto vorrei che Tatsuko fosse qui. Hanno preso il mio squadrone di cavalleria, ma questo è solo l'inizio. Stanotte si metteranno le carte in tavola. Forza, muovetevi!
Sei riuscita a salvarci di nuovo. Ma dov'è Goku, reverendo? Gli uomini di Belnuovo lo hanno rapito e lo hanno portato via. Hanno rapito Goku? Devo trovarlo subito, non posso abbandonarlo. Sì, hai ragione. Perché non vai a vedere che cosa gli è successo, Tazuko? Non preoccuparti per lui, saprà come cavarsela e poi vuole sempre fare tutto da solo. Barbari, ecco cos'è la potenza e la genialità di un'arma moderna. Thank you.
cibo a sufficienza per un anno qui. Prenderò una mela. Grazie. Maledetti topi! Ridatemi il mio cibo! Ridatemi il mio cibo! È sparito! Il tesoro! Davvero? Com'è successo? Guarda, guarda, Sagoio, c'è un buco qui! Accidenti! Allora il tesoro deve essere caduto lungo la strada che abbiamo fatto! Sì! Datemi indietro ad accoglierlo! Oh, Sagoio! Torna indietro, altrimenti andremo via senza di te! Oh, abbi un po' di cuore, Goku! Ma non possiamo sapere quando torneranno, sono così testardi! Rilassati, Goku! Possiamo sempre fare un sonnellino, no?